Passiamo a un personaggio straordinario, questo giovanissimo ragazzo romano che ha vinto le Olimpiadi, è il più bravo al mondo nei giochi di memoria. Vediamo un momento con Maria Vittoria Savini. Ha solo 20 anni Andrea Muzzi ed è il nuovo campione del mondo di memoria. Con 8.297 punti ha sbaragliato circa 160 concorrenti da tutto il mondo. Siamo in Cina, Zhuhai, dove lo scorso 1° dicembre il giovane studente romano di medicina ha conseguito il titolo tanto ambito. Il segreto per una memoria di ferro? Basta allenarsi con costanza, afferma. Dopo soli 2 anni di allenamento è diventato uno dei più abili atleti della memoria, arrivando al gradino più alto del podio. Il giovane talento detiene 17 primati italiani, 2 europei e 6 mondiali. Tutto nasce da una passione, quella di risolvere il rompicapo che appassiona da sempre intere generazioni, il cubo di Rubik. Non c'è benda che tenga, in meno di 40 secondi Andrea riesce a risolverlo ad occhi chiusi. A viso scoperto gli bastano 10 secondi. Carte da gioco, figure, parole, nomi, volti e numeri si intrecciano come in un caleidoscopio nella testa di Andrea. Lui ricorda convertendo informazioni in immagini. Il campione non si sente un giovane prodigio, solo un atleta appassionato, ma occhio a non sfidarlo al tavolo da gioco. Tra i record mondiali battuti c'è infatti il massimo numero di carte memorizzate in un'ora. 1829 per la precisione, più di 35 mazzi mischiati e ricostruiti senza errori. La prossima tappa è Dubai 2020, con le Memoriadi, le Olimpiadi dei campioni della memoria, un appuntamento di certo da non dimenticare. Sì! Campione mondiale di memoria. Aspetta però. Buonasera. Buonasera. Vedo che di nuovo fai il secondo. Allora, prego. Sì, sì, vendati. Vendati. Di 8 secondi. Allora, tu sei venuto qui prima dei campionati, è notissimo che noi portiamo fortuna e quindi era scontato che tu vincessi. Allora, vi ringrazio. Com'è andata lì? Ma c'era un sacco di gente. Sì, 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 c'erano veramente tanti concorrenti da tutto il mondo. Sì, specialmente asiatici. Di europei eravamo solo 4, eravamo io e 3 tedeschi e poi tutto il resto dell'Asia. Ma 3 tedeschi con la memoria, no. Se ne saranno fatti una malattia probabilmente. Insomma, 3. E gli altri dove erano? E gli altri soprattutto dell'Asia, asiatici. In particolare Cina e Mongolia. I più e le prove sono, quali erano? Sono 10 discipline. Cubo? Il cubo non c'era. Senza no. Il cubo. No. Sono 10 discipline in cui si memorizzano mazzi di carte, numeri, parole, immagini, nomi e visi, distribuite in 3 giorni, fino all'ultima prova di domenica sera. E il punteggio finale poi determina la classifica. Secondo chi è arrivato? Secondo, terzo, quarto e quinto, tutti della Mongolia. Mongoli? Sì. Tutti mongoli? Perché? Perché in Mongolia c'è questa cultura delle gare di memoria, perché c'è un'accademia molto famosa che si chiama Mongolian Intellectual Academy, in cui i bambini vengono allenati sin da piccoli nelle tecniche di memoria e vengono spinti a fare le gare, per cui i più forti al mondo vengono tutti dalla Mongolia. Pensa come sono rimasti male i mongoli. Sì, infatti. È vero, quelli da piccoli. Tu quando hai cominciato? Io un paio d'anni fa circa. Le gare quest'anno e a studiare le tecniche 2 anni fa. Beh, complimenti veramente. Grazie. Allora, abbiamo collegato dalla Cina, da una città della Cina che si chiama Changsha, che è nel sud della Cina, un altro ragazzo, Giacomo Germolè. Buonasera Giacomo.
17 anni, studente del quinto liceo scientifico internazionale del Convitto Nazionale di Roma, con opzione per la lingua cinese, e è stato lui il primo al mondo in queste prove di lingua e di cultura cinese. Primo al mondo, Jacopo. Grazie. Quanti eravate? Eravamo 118 ragazzi provenienti da 105 paesi diversi nel mondo. Beh, noi siamo collegati via web con Jacopo. E intanto, scusami, come ti è venuto in mente di studiare il cinese? A quanti anni hai cominciato? Ho iniziato in primo liceo quando avevo 14 anni. Questo perché da piccolo sono sempre rimasto molto incuriosito da dei film riguardanti magari la Cina e Kung Fu, e quindi ho deciso di iniziare lo studio di questa lingua e cultura che apparentemente può sembrare molto diversa e lontana dalla nostra, però una volta iniziato lo studio ho scoperto essere anche per molti aspetti simile a quella italiana. No, questa è la prima. Il cinese assomiglia all'italiano? Non il cinese, però la cultura per molti aspetti è molto simile alla nostra. Capito. Senti, che cosa pensi di fare da grande? Questo ancora non sono sicuro al 100%, però ho intenzione di andare a studiare in Cina, a Pechino, in un'università che si chiama Tsinghua, e a studiare o relazioni internazionali oppure economia. Bene, complimenti Jacopo, finito l'onore del nostro paese. Grazie e buon lavoro e buon riposo. Oh, adesso noi torniamo a giocare, eh? Che cosa sono i numeri binari? 0, 1 e basta, solo 0 e 1. 0 e 1, sì, ma adesso te li componiamo, ti faremo vedere come l'abbiamo composti in una serie di triplette. Adesso tu dovrai memorizzarli, poi ti benderemo di nuovo in modo che il pubblico possa seguire se tu azzecchi o no, e tu ce li dovrai ripetere dall'alto verso il basso. Griglia per griglia. Griglia per griglia, vedi qua. Sembra semplice, provateci voi a casa e poi vediamo, insomma. Va bene? Poi lì c'è un timer, tu adesso ti concentrerai per 40 secondi? Sì, circa 40 secondi. Per 40 secondi. Allora. Ok. Accidenti, 25 secondi sono bastati. Allora, bendati, Paolo. Noi abbiamo imparato da cinesi questi, loro per evitare che uno guardi da sotto gli mettono una bella, loro hanno fatto una cosa bianca, noi addirittura nera, quindi proprio, coprilo. Eccolo qua, bene. Okay, vado, quando vuoi. 010 101 010 101 000 000 111 111 001 001 011 100 010 100 000 000 110 111 101 111 010 010 011 001 000 100 010 011 001 101. Bravo! Come ci si allena? Ci si allena proprio facendo quello che ho fatto adesso, cercando di memorizzare più informazioni possibili senza fare errori. Per cui mi alleno con numeri, mazzi di carte, numeri binari, parole, anche nomi e visi, tante ore ogni giorno. Cioè io stasera prima di addormentarmi metto a letto e comincio a fare 1-0, 1-1-0, 1-0-1-1. Magari meglio la mattina con un po' più fresco. Un po' più fresco? Ogni mattina, fatto la tac, così. E questo aiuta anche la memoria per le altre cose? Sì, aiuta molto. Se uno dedica un certo numero di minuti ogni giorno, nel giro di qualche settimana, sarà capace di migliorare la propria memoria.
per tutto, per ciò che riguarda lo studio, ricordare i nomi, ricordare i vari avvenimenti, quindi poi c'è una tecnica specifica per ogni tipo di informazione. Vabbè, poi ci sentiamo, Va bene. Ci scambiamo i numeri di telefono, okay. Va bene. Le carte, okay. Avete giocato molto con le carte in Cina? Solo memorizzate, non abbiamo giocato. No, dico, avete usato molto le carte? Due delle 10 discipline erano sulle carte. E in una delle due ho fatto il record mondiale, in cui ho memorizzato 35 mazzi e 9 carte in un'ora. Che hai fatto in un'ora tu? Ho memorizzato l'ordine di 35 mazzi di carte e 9 carte del 36esimo, perché era finito il tempo. 35 mazzi di carte. Sì. Il secondo quanti ne ha memorizzati? Il secondo, non ricordo a dire la verità, credo una trentina. Una trentina. 35 mazzi di carte in un'ora. Vabbè, adesso io l'ho mescolate queste più o meno. Adesso tu queste te le guardi, poi me le dai e te le devi ricordare. Ok. Va bene? No. Ho bisogno di circa un minuto di silenzio. Sì. Esattamente un minuto. Bene. Allora. Ok, sì. Posso? Vado? Ripeto l'ordine o mi vuole dire lei quale carte dire? Oh, parto dall'inizio, ok. Vuoi dire tu? Sì. 7 di quadri. Alto. 9 di fiori. Asso di quadri. 2 di picche. 5 di cuori, 10 di fiori, 5 di picche, regina di cuori, 10 di quadri, 6 di fiori, 4 di quadri, 3 di picche, 2 di fiori, asso di fiori, 9 di picche, 5 di quadri, 5 di quadri, jack di picche, regina di quadri, regina di fiori, 7 di cuori, jack di fiori, king di cuori, 9 di cuori, jack di cuori, king di quadri, 8 di cuori, jack di quadri, 6 di picche, 7 di picche, 7 di fiori, 8 di picche, king di fiori, 9 di quadri, 5 di fiori, 4 di fiori, 6 di cuori, 8 di quadri, 4 di cuori, 8 di fiori, 4 di picche, asso di cuori, 2 di quadri, 3 di fiori, 6 di quadri, 10 di picche, regina di picche, 3 di cuori, 10 di cuori, 3 di quadri, king di picche, 2 di cuori. Ma è pazzesco! Sono abbastanza senza parole. Allora, con questa grazia di Dio di memoria, che cosa pensi di fare? Allora, innanzitutto di studiare medicina. Sono al secondo anno, quindi di continuare con gli esami di medicina, in cui le tecniche di memoria aiutano molto, soprattutto per esami come anatomia.
E poi un altro progetto. Credo che i professori ti massacreranno, secondo me. Spero che non mi riconoscano. Non farti riconoscere. Esatto. No, perché non ti ammazzano. Andrò con gli occhiali e sì, il cappello. Esattamente, sì, sì, sì. Un po' filo di basso. E poi un altro progetto in piano per i primi mesi del 2020 è quello di insegnare anche le tecniche di memoria insieme ad altri miei due colleghi che sono Alessandro De Concini e Vanni De Luca. Stiamo studiando un videocorso proprio per insegnare alle persone come usare le tecniche di memoria e come applicarle nella vita di tutti i giorni, quindi per studiare. Ci sono limiti di età? No. Se no? Un'altra cosa bella delle tecniche è che possono aiutare sia i bambini fino alle persone anziane. Fino alle persone anziane. Una delle cose possibili. Se non costi troppo, mi iscrivo. Assolutamente, non costa troppo. La ringrazio. Allora, complimenti. Grazie. E chiudiamo con il lancio della nostra campagna sociale. Aggiungi un posto a tavola, si sta avvicinando il Natale, a pranzo con i poveri della comunità di Sant'Egidio. Beh, per aiutare questo pranzo fino al giorno di Natale potete donare al 45586. Complimenti Andrea, complimenti. Grazie. Davvero. Buona vita e a presto. Tanto ti inviteremo. Va bene, perché secondo me sei stato più veloce e più bravo dell'ultima volta. Mi sono allenato molto nel frattempo. Ho visto perché. Spero di continuare a migliorare. Bene, bene, bene. Questo è l'obiettivo. Bene, buonanotte a tutti. Arrivederci.